Allora, un benvenuti a tutti, grazie e come al solito siamo a questo nostro incontro sulla moneta intera, il referendum che andremo a fare il 10 di gennaio, avremo qualche delucidazione. E ringraziamo Peppe Mösch e Markus Gewiller che hanno accolto il nostro invito a essere ospiti qui e oratori per tutti noi. Do la parola a Markus che ci fa una breve introduzione su quello che andremo a trattare oggi. Dunque, si tratta dell'iniziativa che per votare il 10 giugno in Svizzera sulla moneta intera, si chiama. La definizione di questo, forse poche parole, moneta intera vuol dire che la moneta sia creata solo, assolutamente, senza esenzione della Banca Nazionale della Svizzera. Dunque, niente più creazione di denaro tramite le banche, le altre banche. Dunque, tutto quel moltiplicatore del denaro sia tolto. Si dice anche che è un sistema di riserva al 100%, dunque ogni franco sarebbe coperto da moneta della Banca Nazionale, che attualmente non lo è. Questa attualmente è la definizione di tutto quello. Forse anche per sapere, sempre interessante, dove nasce una cosa. Dunque, tutta la cosa nasce nella crisi finanziaria del 2008. Dunque, al fondo di tutto questo c'è una paura, e come strumento vogliono fare una regolazione. Tante volte è una regolazione troppo forte, a causa della paura, naturalmente. C'era già un piano così iniziato negli anni 30, nell'altra grande crisi in America, c'era il so-called Chicago Plan. E lì hanno quasi anche proposto questo sistema a 100% di riserve, ma non lo hanno fatto mai, nemmeno gli americani sotto Roosevelt nella grande crisi degli anni 30. Dunque, questo a breve termini è di cosa si tratta, dunque si deve votare se si vuole quello sistema o no. Dunque, come ogni cosa, ci sono vantaggi e svantaggi. Il vantaggio, l'obiettivo di tutto quello è soprattutto di evitare crisi bancarie nel futuro. Dunque, non ci sarebbero più delle bank runs dove ognuno corre alla banca per tirare i suoi soldi, perché forse se non è il primo non ci sono più i soldi, come ogni franco sia coperto della banca nazionale, non c'è bisogno di correre. Dunque, quello sarebbe sicuro, ma sull'altro lato ci sarebbe il costo soprattutto, naturalmente, che è un limite, una limitazione su tutto quello che si può fare, ma quello possiamo anche ancora approfondire, tutti i costi di questa iniziativa. Il secondo obiettivo anche è che, ho letto un po' le cose degli inizianti, che i guadagni della creazione della moneta, si chiama seigniorage, il guadagno di seigniorage sarebbe contribuiti non più alle banche di questa moneta che si è creata dalle banche, ma tutto al popolo, allo Stato. Dunque, come fine sarebbe solo la Banca Nazionale, anche questo è un obiettivo degli inizianti, solo la Banca Nazionale che può creare moneta, che all'altra parte naturalmente anche dovrebbe creare la moneta, e soprattutto quello che so dalla mia esperienza della Banca Nazionale, dovrebbe sempre creare la somma giusta della moneta che l'economia vorrebbe. E questo
attualmente è il grande problema di tutto. Dunque forse passo un po' la parola. Grazie Marcos. La Banca Mondiale decide un giorno di assumere 3 persone. Un economista, un ingegnere e un avvocato. Fanno una grande selezione e restano alla fine 3 soggetti, uno per ognuna delle specialità. Chiamano l'ingegnere e dice, e gli chiedono, l'ultima domanda, quanto fa 2 per 2? L'ingegnere tira fuori il suo regolo calcolatore, c'è qualche ingegnere qua dentro, non lo so, la calcolatrice, sono della generazione dopo. Ah, non stai per la generazione. E gli chiede, dice, quanto fa 2 per 2? E quello prende il regolo, forse l'avrà visto il regolo. Sì, circa mio padre. Circa 4. Perché chiaramente non c'è nessuna certezza su quell'apparecchio, perché ci stanno delle funzioni logaritmiche e così. Si accomoda un tecnico, conosce il suo mestiere, assumiamolo. Poi chiamano il secondo, un avvocato. C'è qualche avvocato qui dentro? Ecco, bravo. Quanto fa 2 per 2? L'avvocato mi guarda, dice, e come si fa a dare una risposta? In che paese ci troviamo? I codici quali sono? I contratti come sono fatti? Dobbiamo avere tutte queste informazioni, dopodiché possiamo dare una risposta a questo quesito. Nel frattempo questa è la parcella. Si riconosce? Mi piacerebbe. Il pezzo l'economista e gli chiedono quanto fa 2 per 2? Questo si guarda, si alza, chiude la porta. Quanto volete che faccia? L'economista è in grado di fare queste operazioni. Quindi qualunque cosa noi due stiamo a raccontare qua è opinabile, tendenzialmente, perché non ci sono regole certe, non ci sono condizioni sicure per quello che noi stiamo dicendo. Questo è un fatto che dobbiamo sapere, altrimenti non ci sarebbe chiarezza nei comportamenti di tutti quanti. Non c'è nessun economista, salvo Keynes, che si sia mai arricchito. Gli altri se l'hanno fatto con speculazione, rubando, però tendenzialmente gli economisti non sono in grado di capire l'economia, non sono in grado di fare molti soldi, giusto? Sono gli speculatori. Ti vendi. Mi fai? Che faccio a Roma? No. Comunque la cosa interessante di tutta questa faccenda è che quello che c'è dietro questo tipo di iniziativa è la negazione del sistema economico così come oggi non lo conosciamo. Negazione. Perché nel momento in cui io analizzo qual è la situazione che c'è oggi, devo capire che ogni volta che noi andiamo a depositare in banca del denaro, che noi sia nei privati, che sia una struttura pubblica, chiunque va a depositare del denaro in banca, questo denaro non viene tenuto in cassaforte, viene riutilizzato per fare delle operazioni che si chiamano o acquisto di titoli, in maniera tale da mantenere al sicuro, diciamo con una certa riserva, le condizioni della banca, e ci sono delle leggi che impongono una certa percentuale di investimento dei soldi depositati in maniera da evitare complicazioni. Perché si parte di fatto da un principio che è quello che non tutti i giorni tutti quanti vanno a ritirare i soldi che ci stanno in banca. Quindi se io non vado tutti i giorni a ritirare tutti i soldi, significa che quei soldi rimangono lì inutilizzati. Allora ne prendo una parte e le metto, diciamo, da canto, per far sì che chiunque dovesse andare un giorno a doverle richiedere ci sta subito pronto una riserva in titoli di Stato, per esempio. Titoli di Stato che significano garanzia che quei soldi vengono restituiti dallo Stato stesso, perché ho comprato quei titoli, che peraltro sono anche in parte remunerativi, ma molto poco remunerativi. E perché sono remunerativi? Perché io sostengo dei costi per gestire, per tenere quei titoli fermi là e così via, mobilizzazioni, eccetera. Dobbiamo pagare certe volte degli stipendi a quelli che lavorano in banca, vero? Te lo danno lo stipendio? Sì. E quindi in qualche maniera... Il problema reale è che una parte di questi soldi che non viene tenuto in queste condizioni e le lascio in cassaforte. Sarebbe una cosa ottusa, perché tendenzialmente lasciarli in cassaforte significa non renderli produttivi. Questo è il problema fondamentale di tutta la storia. Noi abbiamo capito che se questi soldi vanno in circolo ci permettono di fare delle operazioni che sono gli investimenti.
Investimenti significa che cosa? Sacrifico una parte delle risorse oggi per avere dei benefici futuri superiori. Non è detto che tutti quanti gli investimenti producano questi benefici, alcuni non funzionano, però su un gran numero di eventi, tendenzialmente una banca è in grado di capire, forse, e qua il problema che vi ponevo all'inizio, la soluzione, non c'è una soluzione, gli economisti non sono in grado di dare una soluzione, ma nella maggior parte dei casi la banca è in grado di capire se quell'investimento che io sto tentando di fare sarà un investimento produttivo, cioè non sto bruciando i soldi. Se prestano dei soldi a me sanno perfettamente che non li avranno mai più e quindi chiaramente non me li danno. Però se al signor Wirth dovessero decidere di dare dei soldi, avendo alle spalle un'esperienza di imprenditore che sa fare certe cose, gli presenta un progetto che sia significativo, evidentemente glieli daranno volentieri, perché sanno che sicuramente li otterranno al momento opportuno, con certe scadenze, certe cose. E poi contemporaneamente sanno che ci sarà un miglioramento del benessere per il signor Wirth, per la collettività tutta quanta insieme e per la banca, perché evidentemente ci sarà una remunerazione di tutto questo. Il problema fondamentale di tutto questo è che la banca fa dei prestiti, dà dei mutui a soggetti che in quelle condizioni, in quel territorio, in quelle circostanze, eccetera, saranno sicuramente restituiti perché hanno fatto delle valutazioni sul sistema economico generale, che non significa semplicemente il sistema economico riferito a Roma o alla provincia di Roma o se volete qualunque altro posto del mondo, ma significa anche il riferimento a tutti quanti gli altri paesi, a tutte quante le altre economie, perché noi viviamo in un mondo che oggi con una parola molto semplificata definiamo globalizzato, ma che ha delle interazioni molto 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 forti. Il che significa che se io sto facendo delle previsioni su quello che sarà lo sviluppo futuro, quelle che saranno le condizioni, ci stanno previsioni di guerra, ci stanno previsioni di benessere, ci stanno delle dei raccolti che saranno buoni, l'economia funzionerà, io con maggiori o minori possibilità offrirò dei prestiti a soggetti che potranno essere in grado di restituirmi questi quattrini. Quindi la banca opererà oculatamente in questa maniera, ovviamente tenendo conto di un rischio suo proprio oggettivo e anche di un rischio dei soggetti che gli stanno andando a chiedere i quattrini. È molto semplice come tipo di ragionamento. Ma da tutto questo parte da un concetto semplicissimo, che moltiplichiamo le possibilità di sviluppo di una società, dell'economia, eccetera, attraverso questo meccanismo. Allora, il problema è, qualcuno dice, noi abbiamo assistito negli ultimi anni a periodi di crisi molto forti, periodi di crisi che hanno portato come conseguenza alla perdita della ricchezza accumulata da parte di alcuni soggetti che si sono fidati di questa istituzione banca e che praticamente a seguito di questa fiducia hanno depositato dei quattrini, hanno fatto degli investimenti e li hanno persi. E cosa facciamo? Chi è che può intervenire per risolvere il problema? Ovviamente la risposta è stata molto diversa a seconda degli stati. Alcuni stati sono intervenuti dicendo io devo proteggere i cittadini e quindi sicuramente dovrò andare a coprire i buchi che si sono creati. Altri stati hanno detto libero mercato, non mi interessa assolutamente niente di quello che succede. Se noi pensiamo a quello che è successo con la Banca Etruria, con le banche appunto vendita, eccetera, tutta questa roba che è successa in Italia negli ultimi anni, capite perfettamente qual è la situazione. Ed è un problema politico, etico, sociale, quello di scegliere l'uno o un'altra soluzione, evidentemente, e dipende anche dalla ricchezza del paese. Un paese come la Svizzera, che evidentemente ha condizioni, diciamo, più felici di altri paesi, prendiamo il caso l'Italia, che ci ospita. Sicuramente non si creano le stesse situazioni così difficili, perché ci sta un controllo, c'è una gestione, c'è una ricchezza che gira, c'è una banca centrale che controlla e c'è un sistema di controlli politici che ci permettono di garantire che questo non dovrebbe succedere, cioè i soggetti che amministrano la cosa pubblica, i soggetti che amministrano le banche, eccetera, sono al di sopra.
per definizione la Svizzera è sempre stato considerato un paese meraviglioso da questo punto di vista. Sì, ma devo intervenire, sì, perché proprio lì ero alla Banca Nazionale dove abbiamo salvato la UBS, sì, per 80 miliardi. Certo, certo. Dunque anche in Svizzera c'era, sì, sì, tutto lo stesso. Stavo per dire. No, fai benissimo, diventa più vivace, anziché questo monologo così. Allora, in queste condizioni, quando noi ci troviamo di fronte a un buco di 80 miliardi di franchi svizzeri, se volete provare a scriverlo, è già piuttosto difficile. Poi se provate a moltiplicare per ottenere in euro o qualcosa del genere diventa ancora più difficile. Se in moneta venezuelana probabilmente oggi sarebbe quasi impossibile trovare un numero, un foglio di carta sufficientemente grande per metterci sopra l'equivalente. Il problema di fondo è il buco che si viene a creare, per una certa serie di fatti che sono collegati alla non corretta gestione e a condizioni di desiderio speculativo molto forte da parte dei gestori delle banche. Il problema si affronta da diversi punti di vista. Un corretto sistema di controlli. Se i controlli sono molto forti, ovviamente gli spazi di manovra per la banca sono molto bassi. Se gli spazi di manovra per la banca sono molto bassi, le possibilità di guadagno per la banca si riducono drasticamente. Quindi noi abbiamo questa contrapposizione, da una parte la voglia di guadagnare facendo attività di investimento o addirittura attività speculative, questo è un problema fondamentale. Da un altro punto di vista abbiamo una possibilità di aumentare o diminuire i controlli per far sì che vengano rispettate certe leggi e si evitino certe condizioni. Perché questo pistolotto iniziale? Non perché non sappiate queste cose, ma per capire la genesi, la matrice di questa iniziativa popolare. 100.000 persone hanno firmato, dico 100.000 persone, non questa cifra astronomica, ma sempre 100.000 persone, hanno firmato perché non si possa più verificare una situazione per la quale il qualsiasi cittadino debba pagare attraverso il prelievo fiscale, di tasca propria, le malversazioni che altri hanno fatto, la cattiva gestione che altri hanno fatto. E a questo punto però il problema sorge su qual è il meccanismo, qual è il modo per poter effettuare questo controllo e per poter evitare che questa situazione si verifichi. Se noi ci mettiamo dal punto di vista del singolo individuo che ha perso o che rischia di perdere del denaro, evidentemente si capisce perfettamente il perché di certi comportamenti. Se noi ci mettiamo dal punto di vista della collettività, la collettività può assorbire in qualche maniera questo rischio, tant'è che la banca centrale l'ha assorbito per evitare che ci fosse un tracollo dell'intera economia. Il problema è che quelli che stanno proponendo la legge che sarà sottoposta al referendum è un gruppo di persone che hanno un atteggiamento molto conservatore rispetto non soltanto a quello che la politica dà tenere, ma un atteggiamento molto conservatore che è di tipo, perdonatemi la parola, pauperistico. Cioè l'idea che ci sia accumulazione di ricchezza è un'idea che spaventa in alcuni casi questi soggetti che hanno proposto questo tipo di legge. Possiamo definirlo in questa maniera. E c'è anche e soprattutto la paura dietro e poi il desiderio di una grande... un grande potere centrale, la Banca Nazionale centrale, che sa tutto, che vede tutto e che può fare tutto e che deve fare tutto alla fine. Vuoi mangiare? E d'oro. D'oro. Questo è l'esempio che faccio sempre con gli alunni. Ah sì? Sì. Non lo so più. Se Robinson Crusoe su un'isola da solo con 10 tonnellate di oro, allora che fai? Muori. Allora l'interessante, perché mi dispiace, cioè mi fa piacere che tu abbia fatto questi stessi esempi con i tuoi alunni, perché il problema vero è che noi non possiamo mangiare l'oro, è soltanto un punto di riferimento, è semplicemente qualche cosa che ci permette di dare dei parametri, di dire qualche cosa in merito a quello che noi chiamiamo la ricchezza. La ricchezza sta in un posto come questo dove ci stanno queste volte fatte in questa maniera con i mattoni.
è bello stare qua, no? Quanto vale questo in termini di ricchezza? Forse ce lo possiamo permettere perché abbiamo delle monete che ci permettono di avere questo spazio mantenuto in questa maniera. Ma non è l'oro quello che ci dà il piacere di stare qua dentro, è l'insieme del sistema che ci sta di fronte. Quindi noi dobbiamo fare molta attenzione che quello che noi stiamo prendendo in considerazione non è l'oro sottesa alla moneta, ma il piacere che certi beni ci danno a seguito del fatto che abbiamo avuto la possibilità di accumulare, di costruire, di godere, diciamo, di queste cose che ci stanno intorno e che ci permettono di superare la soglia di sopravvivenza. Robinson Crusoe, che sta sull'isola deserta, deve sopravvivere in qualche modo, ma anche avendo superato questo ci sono degli altri beni che ci possono sicuramente far piacere e li possiamo ottenere in cambio di altri beni che noi abbiamo con un tramite che è la moneta, che è rappresentativa di qualche cosa che vale per tutti, come l'oro per esempio, che noi consideriamo una unità di misura valida per tutti quanti i soggetti che stanno sulla terra, ma lo potremmo fare verso con i diamanti. Il problema reale è che dietro questa visione c'è invece una visione che è quella dell'accumulazione, che è una visione che viene considerata anche distorta da alcuni soggetti. Non sempre viene accettata politicamente, socialmente, eticamente, se volete, questa visione dell'accumulazione. Noi viviamo in una città nella quale fino a qualche tempo fa esistevano delle catene che chiudevano una parte della città. Questa parte si chiamava ghetto. In quella parte della città ci stavano dei soggetti che erano ebrei. E gli ebrei potevano dare in prestito, perché erano già stati considerati dei parie della gente fuori dalla realtà e prestavano i soldi anche al Papa. Però venivano trattati in quella maniera. L'accumulazione è sempre stata trattata nelle diverse religioni, nelle diverse concezioni sociologiche, sociali, diciamo di relazioni, come un elemento negativo. Nasce tutto da qualche cosa che esiste all'inizio delle nostre civiltà. Ancora oggi, se voi andate in Africa, nelle culture Bantu, che sono tutta quella zona che è compresa tra il Congo, dall'Atlantico fino a verso l'Oceano Indiano a scendere giù verso il Mozambico, voi avete sempre un certo tipo di relazioni interne alle strutture collettive. Queste strutture collettive sono i villaggi e questi villaggi praticamente hanno una struttura che inizialmente è molto bassa, molto misera, sono poche famiglie nella migliore delle ipotesi, inizialmente un gruppo che poi si riunisce, ha la forza di resistere sia ai fenomeni naturali che alle belve e altri gruppi che sono contrapposti. E all'interno di questi gruppi ci sono dei rapporti sociali molto forti. Questi tipi di rapporti, questi tipi di relazioni nascono perché in effetti io rispetto a mio fratello non ho un rapporto economico, c'ho un rapporto familiare. Quello che voglio fare a lui è quello che vorrei che lui facesse a me. Questo rapporto di reciprocità, di solidarietà, l'altro, nel senso che io so perfettamente che se lui mi vede in difficoltà una mano me la dà, perché è mio fratello, siamo cresciuti insieme, abbiamo questo tipo di relazione, ed è circolare. Tutti i membri di questo gruppo hanno questo tipo di relazione. Funziona, è molto forte il legame. Se io comincio ad avere dei figli e lui comincia ad avere dei figli, fra di noi c'è questo legame. Fra me e i miei figli sicuramente c'è, fra i miei figli, fra i suoi figli e lui sì, fra i cugini ci sta, ma non è la stessa forza che ci sta all'interno del gruppo familiare. Il che significa che io posso controllare ed avere questo rapporto all'interno di questi gruppi se tutti si comportano in una certa maniera, per un lungo periodo di tempo, tutti quanti allo stesso modo, e se tutti hanno le stesse caratteristiche. Siamo tutti coltivatori, abbiamo bisogno tutti quanti dei semi per piantare le piante e così via, eccetera. Quando qualcosa non funziona più in questo, perché ci sta uno aggressivo, per esempio, interviene il capovillaggio che dice no, questo non si fa, tu vai a lavorare in quel pezzo di terra lì, tu in quell'altro perché non ti sei comportato bene. Allora quel sistema rimette un po' in ordine. Quando questa struttura diventa un po' troppo grande, oggi in Africa si valuta intorno ai 1000 individui sui quali si può giocare questa partita, ovviamente la cosa che si verifica
è che non si può più gestire. Il capo non conosce neanche più tutte quante le persone, 1000 persone sono tante. Il che significa che ci stanno delle cose che si chiamano gemmazioni. Cioè a un certo punto una parte di questi gruppi si separano e vanno a formare un altro villaggio da qualche altra parte. Voi capite che c'è una cosa che è in comune di tutti quanti questi soggetti, che hanno tutti lo stesso tipo di vita, lo stesso tipo di attività, lo stesso tipo di idee in testa, hanno conosciuto le stesse esperienze. Oggi provate a vedere che cosa succede in questo mondo. Ci stanno più questo tipo di relazioni? Forse neanche all'interno delle stesse famiglie. E se andiamo a proiettarlo sull'esterno, ancora peggio. Ci sono stati periodi in cui mi servivano dei semi perché si erano mangiate le galline e dovevo piantarli, chiedevo a mio fratello, mi dava una scodella di semi, io gliene restituivo un altro alla fine dello stesso tipo. A un certo punto, quando il rapporto non era più così stretto, quello che mi aveva dato i semi ha cominciato a chiedermi, no, guarda, te mi hai dato una scodella rasa, a me mi dai un montacchiello in più. Come si chiama questo? Interesse. Abbiamo inventato l'interesse, cioè un po' di più per il fatto di aver sacrificato una parte dei miei beni. Ma io con mio fratello non lo faccio questo. Oggi noi abbiamo una società nella quale questo è alla base di tutto il sistema economico. La produzione, la possibilità di sviluppare il benessere passa attraverso quella che in passato si chiamava usura, se volete, quando eccedeva un certo livello. Ed era per questo che era demandato agli infedeli, agli ebrei, che non erano cristiani che dovevano rispettare queste norme che erano insite nel Vangelo e prima ancora già nella Bibbia. Il risultato di tutta questa faccenda è la società che ci abbiamo sotto gli occhi. Chi sta facendo la proposta, non sono andato fuori tema, sto ritornando su quello che è l'argomento che stiamo discutendo, chi ha fatto questa proposta della moneta intera sta dicendo semplicemente: io non ci credo a questo gioco, io non credo nell'accumulazione. Io non credo che noi abbiamo la possibilità di far aumentare il benessere attraverso questo, perché devo semplicemente essere sicuro che ti ho dato te qualche cosa e tu mi ridai la stessa cosa a me, semplicemente per il principio di solidarietà, di circolarità e di reciprocità. Il che significa che quello che c'è in mente questa roba è uno che ha un'ideologia che in altri momenti si è potuto chiamare comunismo, si è potuto... Centralismo democratico, è quello che ti pare, non è un problema. E guardate che in questa fase io non sto discutendo della correttezza, della giustezza, cioè della legittimità di poter pensare che sia giusto una cosa di questo genere, sto dicendo semplicemente che questa proposta che viene fatta va in quella direzione. Sta dicendo semplicemente l'accumulazione, tra virgolette, capitalistica, perché è quella che si sta mettendo in discussione, è sbagliata, perché non ci dà più tutte quelle garanzie del secchiello dello stesso livello e così via, e quindi chiaramente io devo cercare di bloccare questa stortura che è rappresentata dall'accumulazione capitalistica. Questo. Allora, qual è il problema? Che noi di fronte a una proposta come questa ci siamo trovati a far dire, diciamo, a un governo, a un Parlamento, verifichiamo cosa ne pensano i cittadini. È una proposta che metteva in discussione la democraticità del processo in sé. 100.000 persone che non hanno mai sentito un discorso come quello che ho fatto in questo momento, che non gliene importa assolutamente niente di questo, che non hanno le stesse informazioni. Noi arriviamo da due mondi differenti, abbiamo una preparazione che è molto simile. Quanto ci abbiamo messo a chiacchierare insieme? 10 minuti per capire, non di più. Eravamo assolutamente in sintonia perché avevamo una base comune, una serie di informazioni comuni che ci permettevano di parlare una lingua molto simile. E sapevamo perfettamente che se noi vogliamo una società nella quale ci sia accumulazione, se vogliamo una società nella quale ci sia la possibilità di sviluppo, perché l'accumulazione non significa semplicemente per noi stessi avere più reddito, ma significa anche incrementare l'economia complessiva. E se l'economia complessiva migliora, aumenta, probabilmente io posso intervenire anche a favore di certe altre strutture che non hanno le stesse capacità, non hanno avuto le stesse condizioni di sviluppo, ma se non c'è accumulazione non lo posso fare, perché basterà stento per noi quello che abbiamo accumulato. Il che significa che questa proposta è una proposta surrettizia, è una proposta che surrettiziamente chiede: volete voi avere una società nella quale l'egoismo prevalga su tutto?
Volete voi una società nella quale l'accumulazione non debba valere più? Volete voi tornare in una condizione in cui il benessere, che vi permette di avere scuole, ospedali, conoscenza, televisione, smartphone, eccetera, se quello allora si può dare, basta con gli smartphone, specialmente ragazzi. Però quello che voglio dire è che se dietro ci sta questa visione pauperistica, probabilmente bisognerebbe votare sì a questa proposta. Se quella che noi vediamo è una società nella quale ci sono gli effetti della stortura del sistema, cerchiamo di intervenire con delle modifiche del controllo del sistema, cerchiamo di migliorare questo aspetto, ma non andiamo a creare una condizione per la quale l'intero sistema salti. Sì. Chi può attualmente veramente partire di quel credito che ha menzionato, per tipo questo albergo, se si vuole un credito, hanno un pizzico di verità nella fondazione di questa iniziativa, che la vera causa della crisi finanziaria del 2008 era veramente lì nascosto, in questi crediti che soprattutto negli Stati Uniti erano stati dati a qualunque senza aver nessuna garanzia, senza aver nessuna equity, capitale da sé. Potevano avere il credito e poi se ne sono andati, ciao belli, e non c'era più. Dunque questa era attualmente la causa, ma allora lì già c'è la divisa delle cure. La cura che quasi tutti hanno scelto era mettere delle garanzie più alte sui fondi dei risparmiatori, per esempio, tutti hanno alzato questo, poi sui capitali che i banchi devono ritenere su questi denari dei risparmiatori, in Svizzera 10%, tutte queste regolazioni di Basel 2, Basel 3, sui assicurazioni e banche hanno introdotto e aumentato tutte queste garanzie per non fare più queste deviazioni del sistema, queste storture, e soprattutto anche che le banche valutano questi progetti per cui dove vanno questi crediti sono veramente buoni progetti, perché altrimenti i soldi vanno storti. E quelle che propongono gli inizianti è di mettere il coperchio su tutto e la banca centrale deve quasi controllare ogni credito che ogni banca facesse, altrimenti non si fa più e questo è impossibile, dunque tutto il sistema sarebbe chiuso in sé. Questo solo valga per il sistema nazionale. In più siamo oggi, ci sono due punti da parte mia da menzionare, in un mondo dove c'è sempre più insicurezza, più globalizzazione, dunque l'informazione è sempre più decentralizzata, dunque una banca nazionale centralizzata non può sapere tutto ovunque, dove il progetto giusto più che valga il più, dunque è molto meglio per il sistema in tutto che le banche ovunque regionali e anche nazionali forse, ma con tante persone nelle regioni valgono questi progetti per sapere se è un buon progetto o no e dare il credito sì o no. Questo è un punto decentrale, insicurezza, globalizzazione. E il secondo punto, il livello internazionale, non dimenticare, globalizzazione è internazionale, dunque se solo la Svizzera facesse questo sistema nuovo è chiuso, dunque c'è una, e lì arriva anche se non ha niente da fare con queste iniziative, il Bitcoin, anche quella moneta virtuale è fissata, una moneta fissata, quella ancora di più, se gli altri non lo fanno lo stesso, questo aumenterà
nel valore tantissimo, dunque tutte le esportazioni svizzere sarebbero morti, perché il franco svizzero aumenterà incredibilmente. Ma quello che stavo dicendo, tra l'altro noi stiamo discutendo di un problema che viene sollevato in un paese piccolo, una macroregione italiana, due regioni italiane, come dimensione, come economia no, ovviamente, si tratta di dimensioni completamente differenti, però il problema fondamentale, cos'è la Svizzera rispetto a una struttura quale quella della Cina di oggi? Insignificante. Può essere importantissima, eccetera, ma non è certamente ai primi 5 posti, 4 posti, come stanno altri paesi. Verrebbe schiacciata immediatamente, fuori gioco, immediatamente messa fuori gioco. Non avrebbe più lo spazio fisico di esistere, soltanto l'appartenenza a un gruppo più ampio di questi grandi paesi può permettere la possibilità di sopravvivere in queste condizioni. Questo è un fatto fondamentale. Ha molto ragione quando lui mette in evidenza questi aspetti. Il problema vero è che la decentralizzazione è quello che permette, con regole certe, questo è il problema fondamentale, con regole certe, ma non sui singoli aspetti, ma sui comportamenti, con regole certe politiche, con regole certe amministrative, senza possibilità di esulare da queste regole con estemporanee decisioni prese dal singolo operatore, dal singolo banchiere. La decentrazione, il decentramento si può fare, la decentralizzazione si può fare, purché ci sia certezza. La crisi è sorta in questi casi quando ci stavano delle maglie larghe, delle possibilità di passare attraverso queste maglie e non rispettare i vincoli che erano presenti. Lui ha fatto il caso dei bitcoin. I bitcoin sono una degenerazione ulteriore di questo sistema. È una catena di Sant'Antonio. Quante ne avete viste di catene di Sant'Antonio? Mandi 5 euro a quello, poi a quell'altro e così via. Arriverà un momento in cui scoppierà tutto, perché evidentemente di nulla non si crea nulla. Quindi non vi fate affascinare da questa roba. Il problema fondamentale è quello. Ci sta qualcuno che mette in moto un meccanismo di speculazione e su questo meccanismo di speculazione ci guadagna. Voi capite che un'operazione di questo genere c'è anche lì una possibilità di speculazione, perché se io tolgo alle banche la possibilità di fare queste operazioni, sto indebolendo un intero sistema creditizio di un paese, perché gli altri non lo faranno. Questo significa il suicidio per la Svizzera se dovesse accettare una loggia. Posso dire una cosa? Ma questa iniziativa è a zero chance, zero proprio. Ma io spero proprio di sì. Sì, quindi non c'è manco... Se il popolo svizzero è abbastanza ragionevole, speriamo. Ma stavo per sotto il 20%. Ma... Io stavo per dire una cosa adesso, proprio su questo tema. Il problema è che noi abbiamo un sistema che tutti amiamo, che si chiama democrazia. Però il problema fondamentale, tutta questa affermazione, sta nel fatto che tutti quelli che vanno a votare non hanno le stesse informazioni. Questo è un problema terribile. Perché fino a quando si parla di una cosa come questa, che forse facilmente può essere raccontata o spiegata, se qualcuno prende la briga di farlo, lo superiamo. Ma quando qualcuno vi promette, per esempio, di darvi un reddito di cittadinanza, si chiama, se non sbaglio, da 1.600 euro se c'hai un figlio o una moglie, chi di noi direbbe no? Soltanto una persona cretina, ovvero soltanto una persona intelligente, perché sa che è irrealizzabile. Un meccanismo democratico, bello, tutti pensano e votano alla stessa maniera, va a sbattere contro la furbizia, l'avidità di taluno che, sfruttando la gente che si trova in condizioni di disagio, possa accettare una cosa di questo genere. In Svizzera questi 100.000 hanno seguito anche loro dei pifferai magici. Anche loro hanno seguito le indicazioni di alcuni intellettuali di primissimo piano. Io ho dovuto stampare 38 pagine, cioè non l'ho stampato perché mi sono rifiutato, ma sul computer c'avevo 38 pagine di intellettuali che appoggiavano questa roba, ignoti. Tutta gente sconosciuta, professore qua, professore là, ma tutto in posti marginali. Il problema vero è che un'operazione di questo genere ha come conseguenza il controllo per la fine del potere politico centrale e quindi anche delle banche e degli altri posti nei quali si vanno a fare questo tipo di attività.
e dietro ci sta l'ideologia politica. Allora questo è il problema che noi ci troviamo davanti, vero, ma non in questo caso soltanto, ma in generale su tutte le forme di democrazia diretta. Tutte le teste sono assolutamente uguali, a prescindere dalla cultura, dalle informazioni, dalle esperienze. Voglio dire, dovendo scegliere a chi dare credito, se un professore come noi o un macellaio, io penso che un macellaio della vita sappia molto più di noi, sa preparare dei tagli di carne e così via, eccetera. Ovviamente lui conosce l'economia, per quella che è l'economia reale, tutto il resto. Non credo che possa discutere alla stessa maniera su certi temi che sono tecnicamente molto più complessi. Questo è il punto drammatico, perché ci sono delle cose sulle quali si può andare a votare secondo valori di coscienza. Esempi banalissimi: diritto di vita e di morte, il divorzio, la nascita assistita, l'aborto. Questi sono valori etici su cui chiunque, che sia macellaio, stagnaio, bottegaio, professore, eccetera, ha i suoi valori, le sue idee collegate con la sua visione etica della vita e morale, chiaramente collegata a questo. Ma sulle cose tecniche non si può delegare a qualcuno questo tipo di responsabilità. Scegliere una cosa di questo genere su base del numero dei voti che ci saranno, poi tranquillizzo, non ci saranno. Almeno le previsioni sono abbastanza basiche. Ma però quello c'è un controprogetto del governo o dei parlamentari? No, nemmeno. C'è rifiuto, basta, nient'altro che questo. Sì. Il che significa che se noi dovessimo delegare a un tecnico questa scelta, probabilmente ci sarebbe una disputa accademica, ma non si sarebbe neanche posta, perché sicuramente tutti quanti, avendo avuto le esperienze passate, avendo le conoscenze, eccetera, non avrebbero potuto prenderla neanche in considerazione. Noi ci siamo guardati in faccia, dopo 2 minuti stavamo dicendo scemenza. Questa è la verità, una scemenza. Il problema vero è che se io vado a giocare sulla base dell'emotività la scelta di questo tipo, sto facendo un errore, perché queste sono cose tecniche che vanno risolte sul piano tecnico, non sul piano emotivo. La paura che io ho di essere non tutelato per i miei risparmi e così via è una paura che deve essere risolta sul piano politico, cioè ci devono essere delle garanzie sui controlli, sulle attività di prevenzione di condizioni di questo genere, ma non certamente attraverso meccanismi di questo genere che sono la castrazione del principio di democrazia. Io penso che con questo potrei dare di nuovo te la parola, se vuoi, a lui o a voi. Alla fine si arriva lì alla base della democrazia, secondo me, la formazione, valori e formazione. Esatto. Nel 2008 io ho detto più volte che la crisi non esisteva. È una bestemmia, perché gli effetti della crisi ci stanno, ma gli effetti della crisi sono la conseguenza della non azione da parte degli stati rispetto all'inizio della crisi. Questo è il mio modesto punto di vista. Io sono solo un economista, uno di quelli che dice quanto volete che faccia. Il problema è che quando io vado a vedere che cosa è successo, sarebbe bastato pochissimo, ve lo dico fra un istante, voglio fare prima un inciso. Avete visto i filmati che stanno uscendo man mano in Italia sui comportamenti dei ragazzi rispetto ai professori? Mi metto il casco. Non ti hanno ancora picchiato? Forse perché nella scuola svizzera non ci sta lo stesso tipo di sistema. Speriamo. No, auguro pure di. Il problema fondamentale è che la prima volta che un ragazzo fa una sciocchezza, perché pensa di essere figo, perché pensa di essere figo, di nuovo ti sei? È diventato una personalità. Okay. Lasciamo perdere. Nel momento in cui il ragazzo pensa di essere così, è nessuno a casa. In primo luogo a casa. E poi a scuola. E poi fuori nella società civile non gli dice niente, lui sa che non può fare. Questo è il problema. La seconda volta che lo fa e il suo compagno di classe vede che lui lo può fare, lo farà anche lui. E così via, perché la degenerazione continua.
se a suo tempo, nel 2008, i governi si fossero messi d'accordo e avessero detto basta, è una scemenza quello che sta succedendo, blocchiamolo in partenza, non succedeva niente. Ce la siamo portati dietro per 10 anni, con delle conseguenze drammatiche sulle economie. Perché è successo questo? Perché ognuno ha pensato di lucrarci su questa storia. Ognuno ha pensato che da quella condizione potevano trarre dei vantaggi. E quindi invece di bloccare il problema e fare fronte con... è come per i bambini. Non si sono fatte queste operazioni di bloccaggio di questi bambini che erano semplicemente capricciosi perché c'erano dei genitori che non sapevano fare il loro mestiere di genitori. Ci siamo trovati di fronte a soggetti di questo tipo anche a livello centrale. Gli stati non sono stati capaci di fronteggiare subito la situazione che si era creata. Sei d'accordo con me? Assolutamente sì, e soprattutto lì c'è attualmente la vera causa di tutto il problema e per la causa anche perché questo problema riemergerà per sicuro, perché sono stati indipendenti come a scuola gli alunni e non c'è uno Stato globale, centrale, che dice finito, queste regolazioni Basilea 1, 2, 3 sono naturalmente il sostituto per uno Stato centrale dove tutti gli Stati si sono messi d'accordo, sì, adesso non vogliamo più queste cose, queste scemenze, ma già arriva uno che vuol tentare le cose e sfruttare il vantaggio, perché quello che dà i crediti a zero tassi, lì si fa il credito, allora lui guadagna, forse anche solo il banchiere come negli Stati Uniti a breve termine, ma lì si fa il credito e c'è iniziato una nuova bolla, per esempio. Ho visto 2 settimane fa in Germania la Postbank, Deutsche Postbank, grande cartellino, vuoi in credito a tassa zero? Già ricomincia. Tutta la regolazione di Trump negli Stati Uniti delle banche è tutto qua, rimerge. America first. Questo è il problema. Perché quando noi mettiamo in moto un meccanismo di questo genere, sapete quali sono le conseguenze? Brexit, perché chiaramente dietro tutta questa faccenda è sufficiente che qualche cretino metta in moto un meccanismo di quel genere, soltanto peraltro nelle zone marginali, non nei punti dove si capiscono certe cose, avviene che vengono approvate quelle cose. In Svizzera questo non succede, in questo caso, può succedere altro, come è successo in Italia adesso con questa situazione di impasse che ci sta in questo momento. Ma il problema di fondo è che è facile fare il pifferaio magico, perché il problema è capire che cosa succede. La cultura, l'educazione, l'istruzione sono alla base di tutta questa roba. Se noi molliamo tutto questo, il risultato non può che essere quello della speculazione, 2008 fino a oggi, 10 anni di questa roba, con crisi, paesi che sono crollati, economie che sono crollate, aumento del divario sociale, perché chiaramente c'è chi guadagna ancora di più di quanto guadagnava prima e chi è marginale è sempre più marginale. Il risultato è questo. Monetaria e quello lì, prezzi, e questo sono, è quello proprio che lei ha detto, questo è la cosa reale, vuol dire la merce, il cibo, tutto quanto, dunque qua la merce, questo è il prezzo, dunque tutto quello è attualmente la cosa reale, il valore reale, e alla fine tutto questo dovrebbe essere uguale, soprattutto il cambio, lo sviluppo di tutte e due, se lo sviluppo non è lo stesso vanno su e giù i prezzi, inflazione, deflazione, tutto quanto. Dunque questo attualmente il concetto è lì e anche nascosto, questa è la velocità con quale si cambia la moneta, dunque se metto i miei 50 euro sotto il materasso a casa, questo è zero, comunque non compra più niente, invece se lo do all'altro uno secondo dopo l'altro e lui all'altro eccetera, viene molto di più,
Dunque, e lì c'è la banca centrale, lì, tutto lì dentro è questo moltiplicatore della moneta. E lì gli iniziati vogliono limitare il tutto. Posso fare un'aggiunta su quello che stai dicendo? Certo. Se quell'M viene aumentato perché io l'ho creata fittiziamente e rimane costante la velocità, tutto quel prodotto aumenta, perché è un prodotto. Non so, anche se batto più E, ma conio più E. Sì, però c'è l'inflazione. Mentre invece nel caso della banca, con questo, questo meccanismo, poiché dimensionato in qualche maniera questo valore di aumento è fatto in percentuale di quelli che sono i depositi con dei vincoli, perché la banca non lo può fare a suo piacimento, ma lo può fare sotto il controllo della banca centrale, noi facciamo sì che tutto quel prodotto che sta a sinistra sarà uguale al prodotto che sta a destra, e se c'è un aumento della produzione, cioè del valore di Y, i prezzi possono restare costanti e quindi non esserci inflazione o addirittura deflazione nel caso che dovesse succedere il contrario. Ma quella produzione là è quella che conta. Noi, a fronte della moneta che ci sta in circolazione, dobbiamo avere dei beni. Se abbiamo tutti orologi d'oro, non ci funziona molto. Se abbiamo del grano, delle mucche, dei campanacci per le mucche, vanno bene pure quello. Perché questo è il punto fondamentale. Allora, se noi abbiamo fatto in modo che quel prodotto di sinistra si mantenga in equilibrio con il prodotto di destra, e non abbiamo fatto fare delle furbate a quelli che fanno aumentare il valore di M, perché questo è il punto. Il che significa che il problema è soltanto nel controllo. Cioè dobbiamo avere delle strutture politiche che siano in grado di controllare quello che avviene nel sistema economico. Questo è il punto. Per cui una cosa difficilissima da fare è controllare che non ci siano delle aberrazioni nel voto. Questa è per esempio un'aberrazione del voto. Per rispettare una democrazia partecipativa dove ognuno vale alla stessa maniera e ci stanno delle iniziative eccetera, non c'è stato nessuno che a livello centrale ha detto ma non ci fate buttare dei soldi dalla finestra. Il problema è che se una persona ottusa si fa affascinare dal pifferaio magico dicendo così tu avrai redistribuito i 300, quanto erano 300 milioni di miliardi di franchi, non è vero, perché non ci sarà la produzione di quei 300 miliardi, perché semplicemente io non avrò fatto gli investimenti per produrre quella roba. Questo è il punto, è questo che si deve capire. E per anche per la domanda, questo è un concetto nazionale? Dunque anche come ha iniziato lei con questa struttura di 1000 persone in Africa, non so dove, una formula nazionale, e lì la moneta attualmente, dico sempre a lei, all'Unione anche moneta, denaro uguale fiducia. E la fiducia, se c'è fiducia non ci vuole nemmeno l'oro. Non ci vuole niente, fiducia è tutto. E fiducia alla fine è proprio la legge dello Stato che dice che lui deve prendere, se voglio comprare cibo, lui deve prendere i miei franchi svizzeri in Svizzera. E in Europa deve prendere i miei euro. La legge dice, lui deve prenderle come pagamento. Zahlungsmittelgesetz. È una legge che quasi prende il ruolo della fiducia personale in un ambito più come il villaggio. Concluderei con questo aspetto. Si parla molto di debito pubblico, di azzerare il debito pubblico, ma oggi il debito pubblico, cioè noi abbiamo il buon Andreotti che diceva che il debito crea reddito nel 54, che è questa formula, ma azzerare quindi il debito pubblico va contro con questa formula. Che ne pensa? Cioè oggi c'è una tendenza di azzerare la voglia di azzerare il debito pubblico. Poi non so quanto si vada ho comprato un cane bellissimo, l'ho pagato 1 miliardo. Cioè come l'hai pagato? Con 2 gatti da 500 euro. Inflazione. Alla fine restano. Ma che ti importa di questo? Fammi capire qual è la motivazione che c'è alla base dell'idea di dovere azzerare il debito pubblico. Non devi aumentare un io non debito. Voglio azzerarlo. Ma male. È quello che dicono, però. C'è chi l'ha messo in costituzione. C'è chi l'ha messo, esatto. È un'aberrazione, non c'è un'azienda privata che non sia
indebitata perché è normale per investire. La stessa cosa deve fare uno Stato, dunque è un'aberrazione. Sì. Certo. Diminuire? Forse sì. Sì. La Svizzera per la percentuale del prodotto interno lordo. Tenere entro certi limiti. Esattamente. Cioè se c'è un prodotto interno lordo che non è in grado di sopportare, cioè se il paese non ha le spalle forti per poter sopportare un peso gravoso, è chiaro che non lo deve fare. È chiaro che deve cercare di contenerlo. Questo è il punto fondamentale. Ma se io per cercare di risolvere il problema dell'indebitamento, facciamo un esempio. C'ho un figlio, c'ho una figlia. No. Non so, che va tutte le sere a giocare alla roulette, va a giocare alla roulette tutte le sere, e io a questo punto per cercare di risolvere il problema che lei è a casa, smantella tutto, si prende tutto quello che ci sta eccetera, che faccio? Aiuto a vendere questa roba per dargli più soldi, così non mi vende quello che dice lei e vendo solo quello che dico io. È da idioti. Quello che stanno proponendo è di svendere la parte della ricchezza di questo paese per fare questa operazione. Cioè ho un figlio sciagurato e invece di metterlo in riga e cercare di non fargli giocare più alla roulette tutte le sere, gli vado a vendere i beni dello Stato. In cui era bello dire facciamo le privatizzazioni. Bello, bellissimo, non lo metto in dubbio. Abbiamo fatto questa operazione sulle banche di Stato, cioè lo Stato italiano possedeva delle banche che producevano utili. A un certo punto hanno detto che queste banche erano inefficienti. Dovevamo liberarcene a tutti i costi. Come abbiamo fatto? Le abbiamo liberate, ma prima le abbiamo liberate di tutti i debiti. Abbiamo licenziato la gente che ci stava dentro. Certo, poi sono diventate politiche. Ma a quel punto perché le devi vendere? Non c'è motivo. E invece l'hanno venduto. E che prezzo l'hanno venduto? Quello di quando facevano schifo. Il che significa che c'è qualcuno che ha guadagnato sulla differenza fra quel prezzo di quando facevano schifo, non hanno avuto neanche l'onere di doverlo rimettere in ordine e dopodiché ci sono andati a guadagnare sopra. Questa è la realtà. Ma comunque la cosa fondamentale in tutto questo è che non si possono risolvere problemi tecnici attraverso le emozioni che possono provocare certe immagini, certe cose che vengono strumentalmente fatte in un certo modo. Questo è il punto. Allora, grazie. Allora, un grazie a tutti. Penso che la cosa è stata abbastanza interessante. Ci rivediamo per l'ultima serie di quest'anno, il 6 giugno, e parleremo di giustizia penale a misura di minore. E avremo qui la Cécile Noël, che è una nostra socia, che ci parlerà della giustizia italiana e svizzera in comparazione.